Allora, stiamo entrando nell'ultima parte dell'evento e quindi vi chiederei di alzare l'applausometro, magari applausi corti ma vigorosi, che così ci aiutano ad arrivare alla fine belli carichi, a partire dal prossimo ospite di Radio Programmatic. Wow! Radio Programmatic! Wow. It's time to go! Ed eccoci di nuovo qui, Teresa, stiamo per ricominciare un nuovo argomento, insomma... Volevo fare un piccolo esperimento su di me, no? Okay. Metti che io debba cercare un'azienda, una qualunque, no? Okay. Io cosa farei? Andrei su Google, apro, pagina, guardo, all style, home page, vado all'HP. Ma se invece fossero i giovani a cercare un'informazione oggi, in questo momento online, cosa farebbero? Cosa farebbero? Sui video. Andrebbero a cercare i video. Giusto. Il giovane che fa mi va su video. Anna, hai preso me alla sprovvista, ma non hai preso il nostro ospite alla sprovvista. Diamo il benvenuto a Luca Filigheddu, CEO di Paperlit, parte di Datrix. Grazie, Luca. Ciao Anna, benvenuto, ciao Teresa. Benvenuto. Grazie per l'ospitalità. Allora, innanzitutto sappiamo che tu fai arti marziali da 20 anni, esatto. Quindi noi non ti ostacoleremo in nulla, no. Fare ciò che ti pare. Solo per i clienti che non pagano, solo per i... A parte gli scherzi, veniamo a noi, tu sai che il tema appunto è l'Advanced TV, ma tu mi parli di Data TV, perché? Perché, guarda, mi ricollego un po' a quello che diceva la rappresentante di Samsung, no? Una cosa molto interessante, il contenuto è il re, ma in un regno di dati. Esatto. Perché la TV alla fine è una TV di dati, la nuova TV è una TV di dati, e chi investe nella nuova TV è un investitore sempre più esigente, che non si accontenta più di andare a parlare a un pubblico indistinto, no, dietro lo scatolotto televisivo, però vuole avere informazioni di chi sta dall'altra parte, e grazie a Dio, fortunatamente, è possibile andare a raccogliere i dati, andare a raccoglierne tanti, dai famosi e famigerati dati di prima parte, no, che gli utenti, i consumatori vanno a darmi, a fornirmi, certo. E a tutta un'altra serie di informazioni che io posso andare a raccogliere e posso pian piano inserire all'interno di un profilo, no, che rappresenta quell'utente, che magari, se sono bravo, riesco poi a ritrovare su altri strumenti, su altri mezzi, piuttosto che su altre applicazioni. Se sono molto bravo, questi dati poi li utilizzerò in maniera efficace, no? A vantaggio di chi fa pubblicità. Ecco, a proposito, restando in questo ambito, secondo i dati che avete a disposizione, che tipo di audience è quella della CTV? E soprattutto... perché sono da considerarsi un target interessante per gli advertiser? Ma allora, l'audience della CTV, l'utente della CTV è fatta da un pubblico attento, un pubblico impegnato, un pubblico che dedica, sarà stato detto e ripetuto tante volte durante la giornata, no? Dedica del tempo ed è concentrato a consumare i suoi contenuti. Questo ovviamente è un valore aggiunto per chi deve investire, deve riuscire a entrare in quel in quello slot, flusso, no? In quel flusso in cui l'utente è un utente attento, e poi un pubblico ovviamente fatto dalle nuove generazioni. Sarà stato appunto anche qui detto e ridetto, e abbiamo iniziato proprio così, ma il pubblico diciamo che utilizza questi mezzi è sicuramente un pubblico giovane. Dobbiamo andare a pensare a quello che sarà il consumatore del futuro. E certo. Certo. Ecco, e parlando di consumatori, quindi di target, no? Oltre appunto a definire le modalità del target, ma immagino che i target forniscano anche un vantaggio in ambito misurazione, no? Cioè, conoscerli forse aiuta anche a misurarli. Sì, ma guarda, ma partiamo da un punto importante. Nel momento in cui l'advertiser riesce a misurare l'efficacia della propria campagna, quindi riesce ad avere strumenti di misurazione efficaci che danno informazioni su quelli che sono i KPI di quella campagna, in base un po' a quelle che sono le esigenze ovviamente dell'azienda, più la campagna ha successo, più l'advertiser continuerà a spendere, certo. E a investire. Ovvio. Tra l'altro, diciamo così, il problema della misurazione è un problema importante. Volevo però spostarmi anche su altri mercati, no? Nel 2021 è stato ad esempio un anno molto importante per il mercato americano, un mercato americano che è molto evoluto da questo punto di vista. Ci sono migliaia di player che erogano contenuti video, i cosiddetti player OTT, e già appunto in quell'anno, forse anche complice la pandemia, ci sono stati dei numeri importanti. Da che punto di vista? La Connected TV ha incominciato a superare, dal punto di vista proprio di
tutta una serie di parametri valutativi, dal numero di impression erogate al tempo consumato, ecco, ha superato ad esempio il mondo mobile in senso largo. Quindi sono ovviamente diciamo così, tutta una serie di tecnologie che sono state già sfruttate anche nel mondo americano, che adesso incominciamo a ritrovarci anche noi in Europa, e che devono aiutare a poter programmare meglio, a poter raggiungere un pubblico più appunto, mirato. Dicevamo, più mirato. E chiaramente più siamo bravi a misurare, a raccogliere date, a mettere insieme le audience, meglio sarà per chi va a investire. Certo. E ritornando un attimo, perché mi è venuta in mente una cosa, quando ci siamo parlati prima di questa intervista, tu ci hai raccontato un aneddoto riguardo uno dei tuoi figli. E torniamo al discorso dei giovani, giusto? Il target giovane è quello che magari è quello più attento a questo, a questi nuovi media, a questo nuovo panorama. Mi viene da chiederti, tuo figlio è un appassionato di musica, ha un sacco di follower sui social. Complice la pandemia. È uno di quei famosi creator che è anche un consumatore. E lì viene il punto. Usa il video come strumento principale di condivisione. Ecco, questo non suggerisce, ora, al di là del fare i complimenti a tuo figlio per l'iniziativa e per anche per il coraggio, perché i ragazzi la pandemia hanno ha fatto questa cosa, no? Quanti anni? Ne ho due, uno di 17 e uno di 15. E quello più creator di tutti è il 15enne. Sì. Il 15enne. Fantastico. I piccoli, fantastico. Ecco. Ora, però, partendo da qui, questo non suggerisce che in realtà si stia determinando un nuovo tipo di fruitore, che è un po' anche creator. Quindi, come ci si rapporta da advertiser a questo tipo di... Beh, ci sono due elementi. Allora, il primo elemento è che sicuramente i creator, questo un po' in generale, sono anche consumatori, e i creator quindi sono anche attenti a come il loro pubblico vedrà i propri video. Quindi chiaramente dal punto di vista anche dell'advertiser, pensare a dei formati che in qualche maniera non alterino, no, non rovinino la fruizione, è sicuramente fondamentale. Ottimo. L'altro aspetto importantissimo è che noi parliamo sì dei giovani come target ora potenziale, no? Certo. Pubblicitario, ma i giovani oggi sono i consumatori domani, quindi domani non è che cambieranno il loro modo di consumare, certo, di fare, no? Anche domani avranno le stesse modalità. Ovvio. In questo momento io raccolgo appunto queste cose, cioè vedo che i miei figli fanno tutto sui video, cioè per loro quasi il web non esiste, devono cercare, come dicevamo tornando all'inizio, sì, loro cercano sui video, usano i video e continueranno a farlo anche in futuro. È una sorta di motore di ricerca il video. È una sorta, no? Di motore, sì, di ricerca. Molto bene, ma invece tu che tipo di consumatore sei? Che video convergente sei? Cosa guardi? Dove lo guardi? Allora, io i video li guardo sicuramente da ogni parte, dalla TV connessa, allo smartphone, al tablet. Consumo molto sport, calcio, tantissimo, guardo molti concerti e anche ovviamente, diciamo, quando il tempo lo permette, le serie TV che preferisco ai film, però sicuramente. Anch'io, ma ci vuole molto più tempo, quello esatto, il problema. Quello un po' è quello il problema. Perfetto, salutiamo e congediamo Luca Filigheddu, CEO di Paperlit, parte di Datrix. Un bel applauso. Grazie mille. Luca, grazie Anna, grazie Teresa. A te. E con lui, con Luca, si congeda anche Radio Programmatic. Per oggi noi abbiamo finito, ebbene sì, basta. È stato bellissimo. Quindi io ringrazio Teresa Nappi. Grazie Anna Scardovelli. E allora, alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima. A presto.